Nasceva il mondo, era un bambino, feroce assassino. Nasceva stordito guardando a sé, dov'era la luce? Nasceva il mondo e anch'io, ma tu no. Tu no, non c'eri ancora tu. Nasceva il mondo e anch'io. Credevo sognare, guardavo perduto animale sgozzarsi fra loro. Una musica dolce sembrava un pianoforte che già c'era. Tu ancora no. Nasceva il mondo. Guardavo le stelle, la luna, parevano piangere per quante stragi l'uomo sotto commetteva. Com'era possibile? Nascevo io e i popoli si massacravano. Inventavano i giochi, si illuminavano le strade, arrivavano inglesi, americani, il jazz sostituiva il flamenco, ricostruivamo strade e case, si spazzava la cenere a tonnellate, nasceva di nuovo il mondo, tu no, tu ancora no, nasceva il mondo, l'amore con me, lasciavo case e nonni. L'Etna ricopriva ancora di cenere, appena spazzata le città, anche la mia. Ma tu no, tu non arrivavi. Sbrigati, sbrigati che tardi, come farò se non è da Marte? Se ancora tu ancora non arrivi. Eppure si lasciavano dietro ricordi di vite bruciate. Soltanto uomini e donne e bambini in cerca di cenere per riavere qualcosa che era andato perduto. Ma tu, dove eri ancora tu? Suonavo per te, in attesa di te, anche ora che la luna non c'è. Le note di piano prendevano strade e colori, coprivano quel grigio del mondo, arrivavano stelle con ancora più luce. Appena bambino qualcuno mi disse, aspetta, ancora un po', studia le note, arriverai anche lei, ci sarai anche tu, ma tu ancora non c'eri, ed io già vecchio di 100 anni, già ti pensavo tenendoti stretta. Silenzio, un silenzio di note sferate, di dita che andavano, volavano, per rendere dolci l'immane tragedia che uccideva milioni e milioni di persone così, per fare cenere, per riscaldare. Nasceva il mondo, Dio, perché nascere se ancora tu non ci sei? Sarà tardi, troppo, sarà ormai è troppo tardi, sarò cenere anch'io quando tu arriverai. Si spezzeranno dita con la voglia di suonare, ma io ci sarò ombra magica per te. Io ci sarò sempre ad amarti, a cercarti, a tenerti le dita fra le mani, anche quando il mondo si spezzerà e luna e stelle e cielo andranno via e noi con loro per sempre. E saremo solo cenere. Nel vento. Grazie. Perché al di là delle letture più timide e appassionanti, al di là della musica, quello che scriviamo, comunque lo scriviamo, hanno moltissime cose in comune. In comuni? Comuni, sì, perché anche i comuni sono cadute, sbaglio per timidezza, quindi i miei molteplici ruoli mi fanno... mi rendono ancora più pauroso di fare troppe cose, però il tempo che noi abbiamo tutti è sempre breve, quindi
a volte corro troppo, ma ritornare a Sassari con Simone, che eravamo tutti preoccupati per me, se la prima volta, lo devo raccontare, no? Eravamo preoccupati, come si va, io scrivo sulla musica, non faccio canzoni, ma scrivo sempre, perché sento sempre la musica sin da quando avevo 8 anni, che di fronte a me c'era una bambina che suonava il pianoforte, il pezzo con cui abbiamo iniziato. E c'era la preoccupazione che potessimo andare d'accordo. Bene, due ore e mezzo dopo avevamo già suonato e fatto insieme 8 pezzi che potevano essere benissimo un CD se ci fosse stata una sala di incisione. Quindi questo è un invito: chi ha una sala di incisione soldi e vuole sponsorizzare il prossimo disco, lo faccia tranquillamente, noi non ci ribelliamo, che non possiamo pensare che ci aiutino sempre, lo possono fare i bar oggi, fanno tanti soldi i bar, quest'Italia è piena di pannoteche, discoteche anzi meno, insomma quei luoghi dove si beve e si mangia continuamente, siamo tutti presi dalla solitudine. Siamo già presi dalla solitudine come i nostri nonni che andavano in osteria, già ci ubriachiamo a 4 anni, giochiamo a carte, no, i vecchi giocano a carte, noi giochiamo con la PlayStation, ancora più vecchi, già a 4 anni. Insomma, sono riflessioni quello che abbiamo detto, quello che abbiamo scritto, credo che tocchi ognuno di voi, no? In un modo o nell'altro. E vi ringrazio di avermi... Mi sento un pesce fortunato. Lo dice ogni volta, non gli credete, non lo fa per raccogliere ancora più consensi, perché è una delle cose che non ha mai fatto nella vita, quella di cercare consensi. Ho imparato da piccolo. È imparato da piccolo. Finge di essere pauroso. E ha trasformato quella paura in poesia. Noi vi ringraziamo di aver condiviso con noi questo viaggio dentro la tempesta, perché di un po' di tempeste forse abbiamo più bisogno. Tempeste che siano condivise o comunque cariche di prospettiva, che è una parola che spesso si usa fuori luogo, comunque senza dargli il vero significato che dovrebbe avere, più vicina all'esistenza piuttosto che ai calcoli matematici o al disegno geometrico. L'emozione di oggi è forte come quella di questa settimana, che ha visto protagonista una leggenda. E va bene, dai, come Beppe Costa, è stato a Sassari per un bellissimo, intenso laboratorio di scrittura videopoetica. Chi l'ha fatto è sicuramente rimasto coinvolto e lo porterà dentro a lungo. Queste sono le loro parole, non mi arrogo il diritto di dire cosa provano. Beppe Costa è il maestro Simone Sasso. Adesso c'è l'ultima sorpresa, questa idea anticonformista, siccome siamo stravaganti, ci piace provare a trovare soluzioni diverse per ravvivare la notte, un po' come fanno i DJ o i profeti. In collaborazione con le Messaggerie Sarde, il progetto Ottobre Poesia ha pensato di lanciare un'idea, una provocazione, che è quella di provare a aprire le librerie la notte, una cosa folle che in Europa succede, accade ogni fine settimana. Noi copiamo qualche idea, no? Non abbiamo inventato niente, però ci piaceva l'idea di regalarvi, oltre che questo viaggio nella poesia, la possibilità di condividere tutti insieme un buon piatto di pasta a mezzanotte, perché in mezzo ai libri, in mezzo alla musica. Quindi a mangiare, perché ho fame anch'io.